State ascoltando il podcast di Viaggiare con Lentezza. Alla voce Cristiano Ferrari. Iniziamo con le cose più facili. Claudio, chi sei? Chi sono io? Non è bella domanda. Infatti ho detto più facili, ma era una bugia. Ma chi sono? Mi sono ritrovato in maniera anche abbastanza casuale, da un certo punto di vista, a occuparmi dell'associazione WWF una ventina di anni fa, quando, arrivando in un podere permacolto sulla costa sud di Livorno, ho incontrato una delle prime piccole liste nascenti di WWF Italia. Perché WWF è un movimento internazionale nato nei primi anni 70. In Italia, solo nei primi anni 90, qualcuno ha pensato di far nascere un'iniziativa di coordinamento a livello nazionale. Quindi, per una persona ignorante come me, non è una moda dell'ultimo momento di social, network o simili, ma è qualcosa che ha radici molto più lontane nel tempo. In Inghilterra nasce nei primi anni 70 ad opera di Sue Coppard, impiegata londinese che aveva la passione per la vita all'aria aperta e che aveva ben presente la necessità di sostegno che gli allora pionieri della cultura biologica avevano bisogno di ricevere per portare avanti i loro folli progetti. E in due parole esattamente di che cosa si tratta? Cos'è WWF? Diciamo che come concetto si è trasformato nel tempo, perché all'inizio in Inghilterra era basato su un weekend in cui appunto le persone che vivevano in città si trasferivano quei 3-4 giorni, perché in Inghilterra comunque già ai tempi facevano dei lunghi weekend, ad aiutare i loro amici che avevano fatto la scelta di tornare alla campagna o di arrivare in campagna senza esserci mai stati prima. Sono i cosiddetti neoagricoltori che poi hanno sposato le tecniche dell'agricoltura naturale, ben più di chi aveva continuato a fare l'agricoltore per tradizione. Quindi, se io volessi fare WWFing, cosa mi aspetta? Ma allora, diciamo che WWF è un movimento che nel mondo condivide dei principi di base e poi si coniuga in maniera diversa a seconda dei paesi. E se vuoi fare WWFing all'estero, ti direi che devi scegliere il posto che vuoi visitare, la nazione che vuoi visitare e metterti in contatto con quell'organizzazione, che avrà sicuramente un suo modo abbastanza personalizzato di interpretare i principi fondamentali del WWF. Qui in Italia WWF, quando si è formalizzato sull'onda di un pensiero un po' più largo, considerando fin dall'inizio che le aziende ospitanti fossero comunque dei centri educativi e non un luogo di semplice scambio vitto e alloggio in cambio di lavoro, ma che fra i soci si stabilisse una relazione più larga, improntata alla reciproca crescita culturale, e che appunto lo scambio non si limitasse a una forma di reciproco pagamento di prestazioni. Una condivisione. Esatto. Una condivisione del viaggio e del soggiorno in campagna o nella natura o nel lavoro agricolo. Certo, condividere uno stile di vita, una progettualità. Il vitto e l'alloggio sono un elemento essenziale dell'esperienza, non sono una forma di pagamento del lavoro. Certo. Come il lavoro non è una forma di pagamento del vitto e dell'alloggio. Certo. È una sorta di turismo di campagna, ma trovare radici di quello che è il nostro retaggio atavico di contadini, quale l'Italia è sempre stata, o agricoltori che dir si voglia, giusto? Sì, diciamo che stiamo un po' nel mezzo, nel senso che l'aspetto turistico, l'appeal della scoperta di luoghi nuovi mai visitati prima, che sia in Italia o all'estero, sicuramente ha una sua valenza, ma non può essere l'unica motivazione di questa avventura. Quello che ci deve incuriosire è lo stile di vita delle persone che ci ospitano e da parte di chi ospita la personalità e la cultura di chi viene a trovarci, a vivere con noi, a condividere la nostra quotidianità. Ho capito, ho dato un'occhiata al sito vostro, ho visto che c'è l'elenco delle varie possibilità. Sbaglio o sono diversi stranieri che si sono stabiliti in Italia?
ho notato che molti parlano di conoscenze di lingue appunto straniere e alcuni mettono addirittura italiano base. È un'impressione sbagliata? Sicuramente nei primi anni era molto così, era un'esperienza molto collegata all'arrivo di stranieri in Italia o a persone che lasciavano una vita produttiva in città per scegliere una esperienza di vita rurale, quindi era piuttosto alta la percentuale degli stranieri che magari erano quelli che più facilmente erano venuti in contatto con l'idea del woofing. Ma credo che oggi, dopo 20 anni, è aumentata notevolmente la percentuale degli italiani che ospitano, è aumentata tantissimo la percentuale degli italiani che viaggiano. Certo. Ho controllato la mia terra, io sono ligure di origine. Arrivando da una famiglia contadina, ho notato che quello che viene offerto è comunque qualcosa di sovente di spartano, di difficile. Non tutto, però la maggior parte, ribadisco, ho guardato solo la Liguria, comunque qualcosa che non è semplice da affrontare se non si affronta con la mentalità giusta. Cioè ci sono delle scomodità, comunque delle, che ne so, manca l'acqua calda piuttosto che la doccia all'esterno o si dorme in tenda. Quindi fare questo tipo di esperienza comunque non è un'esperienza di comodità. Non sempre. Non sempre. Si può fare anche un agriturismo di gusto alle porte di una città storica. Diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti e anche per tutte le attitudini. Perché non è detto che ci siano persone che sono adatte a vivere un'esperienza abbastanza rustica e non tutti hanno voglia però di trovarsi nell'agriturismo dove hanno la camera col bagno privato, per esempio. Sono sempre di più le persone che fanno questo tipo di esperienza non solo per conoscere meglio la vita rurale, ma anche proprio per formarsi a loro volta alla gestione di un'iniziativa simile agricola. Se io ad esempio volessi fare questo tipo di iniziativa, quindi diventare un host, quali caratteristiche devo avere? Se sei già agricoltore, anche non necessariamente di impresa agricola, non fai altro che contattare l'associazione, vieni messo in contatto con il coordinatore locale e avrà modo di incontrarti. O venendoti a trovare direttamente sul tuo posto o organizzando un incontro tra soci ed aspiranti soci. Se poi i principi dell'associazione, l'ambiente di relazione con cui l'aspirante viene messo in contatto sono di suo gradimento, perfezionerà la descrizione. Sì, tieni presente che per me, che arrivo da una famiglia contadina, mio nonno mi ha sempre ripetuto che la terra è bassa e ha sempre fatto di tutto per far sì che io non facessi il contadino. Però mi rendo anche conto che adesso vivo a Milano, per capirci. Il lavorare la terra mi ha dato dei principi, mi ha dato un'educazione di cui io sono molto grato sia a tutti i miei parenti, perché poi erano tutti agricoltori. Quindi sarebbe bello che anche solo facendo questo tipo di esperienza, magari per poco tempo, questi valori, questa educazione potesse rientrare in circolo. E non so se sei d'accordo con me. Certo. Nei grandi numeri, cioè sui 5.000 e rotti viaggiatori che passano nelle nostre realtà ospitanti tutti gli anni, siamo convinti di dare un grosso contributo alla formazione di cittadini più consapevoli, che imparano appunto la stagionalità del cibo, che cosa vuol dire produrre cibo, che cosa vuol dire avere attenzione all'acqua, attenzione all'energia, attenzione ai rifiuti. Imparano la gestione della sostenibilità in concreto, che più che in un'azienda biologica o permacolta, non so dove si possa andare ad imparare un'attenzione così a tutto tondo verso uno stile di vita. Però è anche vero che nei piccoli numeri, sempre di più, ogni anno di più,
noi ospitiamo persone che fanno questo tipo di percorso per 2 o 3 anni proprio per darsi una vera e propria formazione da agricoltori. Una scuola. Questa è grande novità. Ed è, credo, anche per questo che tutti gli anni aumenta la percentuale dei soci viaggiatori italiani rispetto a quella dei soci stranieri. Proprio perché ormai viene un po' a diminuire l'attenzione verso il viaggio ed aumenta l'attenzione verso l'acquisizione di capacità. Certo, giustamente, anche perché uno non si improvvisa agricoltore, anche se ho visto molti cercare di farlo. In realtà ci vogliono conoscenze, manualità, pazienza, e non si acquistano in 2 minuti e non si acquistano neanche a scuola, ecco, mettiamola così. A proposito del viaggiare con lentezza, sta aumentando il numero delle persone che stanno incominciando a organizzare percorsi di una certa rilevanza dalla Sicilia al Piemonte, piuttosto che dal Lazio a Bruxelles, attraversando i territori nazionali e internazionali, facendo anche